che lui o lei è triste. Ma noi vogliamo, lo capiamo, sia dal modo in cui è la mano, sia dalla vostra reazione, cioè dalla vostra reazione capiamo la relazione che può essere, che hai amore, perché sei triste, ti aiuto io, oppure ma che cazzo sei sempre triste, ma che palle, qual è la relazione della sua tristezza? State con la mano. Bene, Cinzia. Questo amore è vero amore. Vero amore. Amore vero che vuol dire sentire davvero che questo contatto, che questo questa sensazione, al di là del fatto che sono fatte con delle emoji, prendiamole sempre al massimo della loro verità, cioè quello del vomitare vuol dire che è una cosa nauseante, che questa Oh, lo mano. parlo del vomito io. Intanto non ti vedo, quindi io ero rimasta quella incazzata. Vedete solo Francesca? La unica vomitata. Franci, dovresti passarmi a relatore, perché sei relatrice tu. Ma allora come faccio? Prova a cliccare sul tuo quadratino, sui tre puntini, forse. Invidiosa! Stupida. Allora, no, il quadratino, quello lì, vista griglia. Sì, guarda sul tuo. Forse tu Ok. dovresti riuscire a passare come relatore qualcun altro, scegliere. Siccome prima dicevano che non ti vedevano, ti ho messa come relatore. Allora, io però non... Dunque, altre opzioni, scambia audio, connessione, copia collegamento, ma non... come hai fatto a mettermi come relatore? Ah, vai a saperlo. Vabbè, ma la vedete tutti? Vabbè, allora niente, dai, stai relatrice tu. Ok, avete cominciato a avere un po' con questo personaggio, avere qualcosa di più da raccontare? È Con la successo qualcosa? musica, la musica e con sì, anche se non gli si dà una, diciamo, una collocazione fisica, ecco, diciamo così. Ora sì, con un esercizio così, sì. Prima non, sinceramente non c'ero arrivata, cioè, no, vabbè, non c'era arrivata, ero, Vabbè, ma non è semplice, è sapevo quello che se, stiamo cercando non so, era persona, poteva essere persona, forse. Però è molto più semplice così, è molto più divertente anche dargli un... di fare. Beh, così è pura relazione, no?
Cioè, poi con relazione tossica, l'emozione ti sì. guida l'emozione, dici vabbè, devo andare in questo. Tuttavia, possiamo stare in una situazione senza preoccuparci troppo di spiegare al pubblico che cosa vogliamo. Cioè, dobbiamo fidarci un po' di più, che se noi proviamo delle cose, cioè se noi riusciamo a essere sinceri in un'emozione, a stare dentro quell'emozione assieme a qualsiasi cosa, perché questo No, è il teatro. Questo è il teatro che tu dici, questo non è niente, ma il bello è questo, che questa è una mano, non è niente, eppure noi possiamo far vedere e creare un'empatia col pubblico rispetto a un'emozione vera, perché un'emozione vera l'abbiamo provata già noi e l'ha provata già la gente che ci guarda. Allora dobbiamo solo essere veri. Ok? Cioè, quando diciamo amore, vuol dire che questa relazione, che quando questa mano ci sfiora, noi lo sentiamo. Se noi riusciamo a essere veri in questo senso, non vuol dire che noi stiamo svelando cose intime nostre. No. O forse sì. No, o Ma forse magari sì. facciamo leggere al pubblico un po' quello che farà, cioè Però sarebbe voglio dire, divertente, noi voglio. usiamo cose nostre, in realtà, non è detto che le abbiamo, cioè, magari sono anche cose che ci sarebbero piaciute, che non abbiamo provato nella realtà. Ma che anche il pubblico se le può un po' vivere perché le vede con noi, ma non è detto che noi le abbiamo per forza provate così, magari le abbiamo con persone vere, magari le abbiamo solo immaginate, qualsiasi emozione, non parlo solo dell'amore, No, tutte, anche la rabbia. la rabbia, no? Come quando ci capita delle volte che ci arrabbiamo in una situazione, non reagiamo e poi magari passiamo delle settimane a rivederci nella mente come avremmo voluto rispondere, come avremmo voluto reagire, no? Proprio. Questo è capitato a tutti, immagino. Ecco, questa Proprio a cosa, me che lo dico e via. No, questa però è cosa, interessante. no, no, questa cosa non è una, cioè, non è che non avendola vissuta noi non abbiamo fatto questa esperienza. Questa cosa noi potremmo, ad esempio, utilizzarla in teatro, viverla in teatro. Al di là del fatto che ci possa far bene viverla in teatro, tirarla fuori, il pubblico la sente perché è una cosa vera, anche se non l'abbiamo vissuta. Ok? Allora, di cose vere ne avete. Quello che vi chiedo è di provare a stare dentro una cosa vera. Ma voi mi vedete? No, Ah, ora no. vediamo più. Non Non mi ti vedo. vediamo. Chiamo. Ma ora ti sei messo come relatore, ti sei rimesso. No, sei tu. Ma certo ti vedo. No, Sono sempre vabbè, lì. a me sì, ma io vedo tutti normalmente, ora No, meno che io no, Claudia. perché col telefono purtroppo Così li vediamo vedo uno alla se volta. La Claudia non la vedo più. sono io che posso mettere chi è il relatore. Adesso Infatti, io non mi ero. ho messo Claudia come relatore, Ma io non mi vedo. però non risulta che tu abbia una telecamera. Eppure non ho toccato niente. Anche io vedo solo CM, non mi vedo. Anche te stessa non ti vedi. No, non mi vedo. Ma come non ti vedi? Scusa, la telecamerina è azionata. Sai io di anzi ci ho dovuto mettere? Video personale mi dava. Clicca sulla telecamerina. Aspetta. Personale. Avvia video Aspetta. personale. Cambia altoparlante. Crea tasto di scelta rapida. Trova di su. Ma io non ce No, l'ho. sotto ci so, c'è, no, sotto c'è il microfono, la telecamera, l'omino, righine e pallini. L'omino contro il righine, Nel ma che cazzo è? tuo, Giumbasso. guarda, nel mio non c'è niente giù un basso, c'è la X per chiudere. No, ma tocca lo schermo. Claudia? Claudia, E mi dice blocca questo video per tutti, blocca questo video per me.
Blocca? Cioè, ti blocca. avvia un video personale. Ti ho avviato quello che si è visto. Aspetta, No. aspetta. No, Claudia, aspetta. ascolta, prova a uscire e rientrare come si fa in questi casi dagli anni Ottanta. Dalla porta di casa o da qui? No, scherzo. Sì, anche dalla porta di casa. Va nel borgo, magari Va prende meglio. bene, aspetta, ora stacco, vai, poi rimetto. Scelgo io? Sì, scegli te. Sara. Aspetta. Senta musica, quella musica. Perché c'è questa cosa delle. È come quando sei in classe, no? Che dici vediamo, chi interroghiamo, però qui siete tutti in primo banco, quindi c'è sempre c'è la reazione è un po' diversa, quella. No, io sono sempre la solita generazione, come ho sempre la sensazione di non aver studiato, quindi Però e sei che andata per prima. prima. Vediamo, non è arrivata ancora Claudia. Vabbè, Sara, vuoi cominciare? Sì, ma dicevo, ci deve essere. Ecco, la mano è ritornata. Dimmi, amore, vai, vai, vedi? Dai, vai là, su Andrea. E appena cresce il gatto, cerca di ammazzarmi. Andrea, vai. Eccoci. Mi vedete? Sì. No, aspetta. Sì, ti vediamo. Ora sì. Ok. Ah, Sei eccomi. bella come sempre. Ma Questo, deve essere. Sara, Ma questo devi intervento di essere. Andrea era esattamente quello che stiamo cercando di fare Oh, adesso, ma no? infatti dicevo, deve essere una cosa, cioè, nel senso, ci deve essere un davanti un direttore, può essere anche una relazione normale con una persona normale che però non vuoi essere disturbato e c'è la rottura di palle, Va bene, diciamo. se io vi avevo dato questa situazione perché mi sembrava più semplice, appunto perché parti da una situazione più formale, quindi però vai come preferisci. Ok. Sì, ho messo viva voce perché mi fa male il collo, guarda, mi sono messa una svenuta al gabinetto ora, in questo momento. Si fuma? Ma si fuma, muoio. Quanto? Quanti? No, guarda, per domani niente, niente. No, no, no. Sono venuta un attimo di qua perché mi ha fatto un capo così il mio figliolo, così, così oggi, così. Sì, no, ora è di là che gioca con. Zitta, che è di là che gioca col computer, sì. La città? No, per carità, che situazione, Francesca, perché. Oddio, io signore. È un disastro, no, ma veramente, ma poi l'hai visti quanti? Non si può andare mica avanti così, anonimo. No, 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 assolutamente. Poi c'ho certi sopraccigli, guarda. I baffi, ti dico, proprio mi è venuto il pelo come una minonna Imola, guarda, non ti dico. Sì, 2 minuti, guarda, 2 minuti. Oh! Dopo, mangi dopo. Ancora non è l'ora del. Scusa, Fra, scusa un attimo. Mangi dopo, su! Francia, scusa. Lì. Sì. Sì, no, no, l'ho accesa ora. Ora, guarda, è venuto nel bagno così prende tutto. Ma ti scappa la cacca ora. Ora ti deve scappare, ora, in questo momento. Dai, per piacere, va di là, mi fantasichi anche oggi, via, va, 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 va. Ascolta, per piacere, vai di là, vai di là, vai di là. Ma fatti entrare il gatto. Come, Fra? No, sì, no, no, guarda, mi prendi. Le patate. Sì. L'acqua. Sì.
No, ma basta, basta. Che c'è ora? Ora che c'è? Cioè, ma lo stai a sentire, Francesca? È ogni 2 minuti. Andrea, dai, ti un bacino qua. Bacino. Va di là però, va a giocare, vai, vai, vai. Sì, dimmi, Fra. Sì, no, le patate? Assegnate? Ok, sì. Poi, che ne so, due mozzarelle. Tante volte ci avesse avuto uno spericolo. Si perdesse netto. Prosciutto dal Più Pittigheboy. mari di te, via. Sì, aspetta, che ha segnato? Oh, rieccolo. Storia, te la risento dopo. Dopo, te la risento dopo. Ma rotto. Vai, vai, vai di là. Vai, via, Francesca, ci sente dopo. Via, perché ora arrivo. Francesca, ci sente dopo. Ciao, ciao, Lilla. Ciao, ciao, ciao. Andiamo, via, forza. Ok, come potresti farlo muovere? Cioè, abbiamo sempre questa cosa della mano che resta un po' ferma, no? Ma il senso del figlio che continua. C'è Come lo puoi becchetta. rendere? Che becchetta, becchetta. Fallo becchettare perché non è un figlio, è una mano, cioè è un No, figlio. ma so io Però. che sono disastata, non so, sembro monca, proprio la sinistra, non so. Tu a un certo punto eri così, ti è tornata dentro la mano che era diventata la tua, no? Sì. Però per noi era ancora Andrea così. Che... Guarda. No? Ma come può fare? Come può fare? No? Come ti Sì. dice? Fai la sua voce un po'. Ma, Fallo oh, ma, parlare. mamma, che sta per cacca, mamma, mamma ho fame, mamma ho Ecco, detto, di mamma, che? mamma, 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 bacino, bacino, Caro! bacino, gioia, stella. Sì, vai, no? È questo, no? Bacino, mamma, scusa, mamma, posso? Sì, un attimo, sì, posso. Allora diventa questo, no? È questo che, scusa, Francesca, devo due patate, sì, no, non voglio più niente, perché non è che... Ciao. No, il senso è un po', no? È questo che... Mamma! Così ovunque. Sì, che è anche simbolico, no? Non è Certo. solo... Non deve essere realistico, perché... Perché tutto ciò avviene, capito, quando ti lascia anche il subabbo, chiaramente, però viene. Come funziona, no? Dappertutto. Poi puoi anche giocarti la cosa perché vai per favore. Mamma, mamma. Oh! Da sotto. Sì, è questo. No? E poi anche la reazione, no? La reazione che... Fare in modo che il pubblico vede e io non vedo. Il pubblico Ok. sa che lui è qua. E poi... Oh, sento più niente. Non sta parlando nessuno. No, no, mi sembrava di sentire tutto proprio. Vediamo chi tocca. Oddio, il prof, mi è un'ansia. Io vado. Luca Chioni. Si vedeva che a vita era arrivata la L. Luca Chioni, che fa? Che sta guardando quelli di Quinta? Azzuzza, più possibile, sì. Ah, te lo racconto tutto dall'inizio, guarda. Da quando mi accompagnassi al treno, ti ricordi che salì e mi sedetti vicino a una signora un po' anziana? Insomma, non ho parlato mai, quasi tutto il viaggio non ho parlato, perché poi lo sai che a me, quando sono in viaggio nel treno, soprattutto sto sulle mie, proprio non mi interessa di parlare con gli altri. Però poi sono avvicinati dei ragazzi così carini, abbiamo parlato. E ho detto anche che non ero sposata, quindi, ma non che un po' corteggiato. Insomma, è stato un bel viaggio alla fine. Arrivo e c'era Marco che aspettava lì. Ma questo chi è? Aspettava lì con un altro amico suo e mi hanno accompagnato alla festa, dove c'era anche appunto mia sorella che si è innamorata pazza di questo e
appunto sono andata là perché la dovevo calmare un attimo, perché è partita in quarta questa. E quindi andiamo alla festa. E c'era questo ragazzo. Ma chi è questa? Io sto a parlare, passa a mezzo. Quindi, questo ragazzo, insomma, di cui si è innamorata mia sorella, è molto bello, però è un po'. Non lo conosciamo bene, non sappiamo chissà chi sarà, chi non sarà. Sembra tanto, boh, un po' strano. E comunque niente, riesco a convincere mia sorella che ci deve pensare, perché sai, le persone che non conosci bene, insomma, non sai mai che cosa nascondano, eccetera. E a un certo punto parlavamo tranquille della festa e sentiamo uno sparo. Sarà sparato questo? Sarà sparato? Porca miseria, siamo corse subito. Scusi signora, ma gliel'hanno mai detto che è una rottura di scatole? E che cavolo, sto parlando! E quindi niente, questo si era sparato, però si era colpito dalla parte no del cuore, aveva fatto apposta, si era ferito a destra, quindi non era morto. Abbiamo chiamato il dottore, subito il dottore, corri, corri, dottore, poi il dottore purtroppo l'ha salvato, e vabbè, è finita così. Purtroppo l'ha salvato. Purtroppo l'ha salvato! Ah, questa signora chi era? Una che passava, io chiacchieravo, questa passava a Scapallottola. mezzo. Scapallottolava tanto. Ok. Anche in questo caso ti aiuterebbe che se nella tua storia questa signora che passa in qualche modo diventasse la protagonista. Cioè, io mi aspetterei che fosse legata a questa storia. Perché ti permette di trovare, ad esempio, di trovare un finale. Chi potrebbe essere questa che ti passa davanti mentre stai raccontando questa storia un po' macabra, ma anche in modo ironico, no? Non è che cioè, tu ci hai raccontato di un dramma, cioè questo si è sparato, ma era un uomo. Cioè, poi finisci dicendo, poi il dottore purtroppo l'ha salvato, no? Quindi hai deciso di, va bene, hai deciso uno stile di narrativo. E tu lo vuoi mettere così, non vuoi raccontare un dramma che è questa che passa. Noi ci restiamo così Potrebbe essere chiedendoci. la zia della vittima. Se è la zia della vittima, probabilmente, non so, ti sente parlare così e in qualche modo reagisce, ok? Quindi ha delle intenzioni nei tuoi confronti. Allora potrebbe essere che il finale lei diventi protagonista, perché ancora la difficoltà che abbiamo, che è la cosa più difficile, ma è renderle davvero protagonista. Mentre scegliete chi tocca, devo aprire un attimo al gatto che si sta provando a scassinare la porta. Scusate. Voglio far vedere la micildona, guarda quanto è bella la micildona, guarda, Oh guarda, no, guarda che è guarda. una tigre, un coso, un leopardo. Guarda, guarda Puma, ecco, è guarda che immensa, guardate quanto è immensa. Oddio! oh, mamma mia, se si arrabbia so cavoli. No, ma questa è davvero, Sei guarda. grosso quel È solo gattaccio, grossa, è solo grossona. Una zuppaddona, però è dolcissima. È ti credo. dolce dolce. Chi ha una storia in cui la mano è veramente protagonista? Io, scusate, io non vedo Emanuela, Enrico e Sonia. E Ma ora io neanche la apparecchio Sara. nemmeno io li vedo più. Eh? Io vedo tutti Tanto. adesso. Mi sono passati tutti, ma loro no, Io mai. vedo tutti. Io Enrico non non lo vedo nemmeno sento neanche ancora. più. Per Ma Enrico Allora, c'è? vediamo. Stefano non ci si vede. Non lo sento. Enrico Io la c'è. Sonia non la vedo, ma devo spostare il coso. Se voglio così ti vedo. Ora vedete Enrico? Io vedo sia Non l'abbiamo Enrico che sentito mai. l'Emanuela. Ora Enrico, Io prova a parlare. Enrico, sei relatore. vi vedo e vi sento. non ti si vedeva, ti non ti sei sentito vedo. mai, se hai parlato. No, 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 Ma prima Claudia è lui sparita, quindi. ascoltava. Ora sì, Vai, però insomma. Enrico, ora sei tu. Sì, sono io. Stupiscici questa mano. Ora noi siamo qua che aspettiamo la mano. È evidentemente difficile, no? Che però. Io
L'unico modo per stupirci è che tu ti stupisca. Buonasera. Bene, grazie. Sì. Avrei bisogno di una sistematina al collo perché. Va bene. Oh, sì, avevo bisogno, un bel massaggio, sì. Oh. Niente di pornografico, grazie. Ai, 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 ai. Sì. Un pochino da Abbastanza. una parte, sì. Oh, bene. Ma. No, no, non. Non ho saputo niente. Che è successo? Ma va, davvero? Ah, via, questa qui l'avete inventata di tra verità. Qui ti capita sempre tante persone. Come va il barbiere, la stessa cosa. No, è vero, è vero. Ok, Enrico, vai avanti, eh? Ma giusto per noi vogliamo che tu ci porti a guardare ciò che sta accadendo fra te e la mano. Il focus della tua scena deve essere qua, se la mano è qua. Ok, ora noi siamo concentrati su ciò che stai, tu sei concentrato su ciò che stai dicendo, ma che cosa succede? Che relazione c'è tra te e la mano? Questa è la protagonista della scena. Sì, infatti non è tanto, forse non è tanto la mano la protagonista, ma è Il raggio della mano. la relazione. Ah. Scusate. Ciao, salute. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, Ciao. buonasera. Ciao. Facevo Il qualche confusione affettiva. numero Di figlio è lui, primo, secondo, terzo, Primo, primo, il il primo. più grande. Va bene. Buonasera. Ciao. 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 Ok, da Scusa qui, Enrico, no? scusate. No, figurati, tanto stavamo, ci eravamo interrotti un Sì. attimo. Cioè, questa cosa qui, rispetto a ciò che tu stavi facendo, che era il discorso, che è il pretesto del discorso, è evidente che adesso noi dobbiamo, questa cosa qui deve prevalere su tutto, deve essere una cosa che o lo fa addirittura interrompere quel rapporto, quel dialogo, o lo fa completamente cambiare, perché non è più ciò che dici, ma quello che sta accadendo con la tua mano. Ok, ma boh, vabbè. Ah, dimmi se hai dei dubbi prima di ripartire. No, è che lo trovo. Non è semplice. Mi Sì. sono infognato. Nel senso, pensavo, ecco, che ero a fare un massaggio e poi due chiacchiere Con chi fai due chiacchiere? con il padrone della mano. Ok, questa è la cosa complessa che hai scelto. Che tu hai scelto di essere disturbato da un dialogo che tu stai facendo con una persona, e chi disturba è la persona stessa in un certo senso, ma la sua mano. Hai scelto una cosa molto complessa. Questo disturbo, che tipo di disturbo è? Cioè, questa persona che ti massaggia. No, il massaggio mi piace perché ho quello che ho bisogno, che mi rilassa. Che diciamo pure mi stendi i nervi. Il fatto è questo, ti aiuta avere un contrasto, no? Perché siamo a teatro, un conflitto, qualcosa che vada in conflitto, in contrasto. Se c'è il massaggio che ti rilassa è una cosa, ma deve essere in contrasto, cioè tutto si può fare sempre, però bisogna cercare di fare cose non troppo complesse, troppo sottili. Deve essere in contrasto con l'altro elemento che è il dialogo. Se è la stessa persona che ti rilassa, come fai a trovare un conflitto da giocarti? Può essere che tu stai litigando con qualcuno e c'è questo che ti rilassa e quest'altro pensa che invece sei un
No, che non sei più arrabbiato, non lo so, capito? Boh, però lo trovavo anche nel senso che stavo andando in un discorso generale e, che qualcuno ti racconta le cose che sono successe perché questo è un posto dove ci vanno 30 persone al giorno e perciò sanno più del diavolo, come dicevo prima al barbiere. Alla fine ti dà, cioè nel senso, ok, il massaggio per rilassarti, ma sei curioso di sapere che vicende ci sono dietro a quella cosa che mi aveva raccontato, diciamo pure di quello lì che ha messo i corni alla moglie perché... Va bene, se io ti ho detto questo perché tu mi hai detto mi trovo un po' in difficoltà, Sì, non riesco. un pochino E sì. io ti ho detto che forse il problema era che era un po' troppo cioè non è sbagliato quello che fai, però se è molto sottile ciò che cerchiamo di raccontare, è evidente che in 5 minuti in video lezione con questa situazione in cui siamo adesso, cioè diventa parecchio difficile, no, riuscire a... Però preferisco che tu vada nella direzione che hai immaginato. Poi vediamo cosa esce, quali sono le cose che escono. Devi cercare sempre dei momenti dei piccoli contrasti, conflitti. Cioè, tu sei in una situazione e ne arriva una... Cioè, allora il personaggio, il tuo personaggio, assieme a questo, crea una relazione, cambia, no? Vive in un modo, vive diversi stati emotivi e per noi diventa interessante perché ci chiediamo chissà che cosa accadrà, come andrà a finire questa cosa, no? Cioè, come ogni storia che ha un inizio, come si insegna alle elementari, un inizio, uno svolge, poi c'è un punto in cui cominciano a accadere delle cose, dei contrasti, e il nostro eroe dovrà riuscire ad affrontare tutte queste prove per arrivare a una conclusione. No, è sempre la stessa struttura narrativa. Anche in questo caso, però, devi avere delle prove da affrontare, tra virgolette, no? No, infatti il problema mio è che sto improvvisando, però non ho puntato alla fine, cioè nel senso, non ho pensato al finale, capito? Allora mi rimane un po' più molto blanda la situazione. Vabbè. Proviamo a vedere insieme se ci viene in mente qualcosa, vai. Oh, sì. Però io penso che il problema è che... No! La conosco. Ma non è quella lì, la stessa persona, ti sbagli. No. No, lascia perdere. Lascia perdere perché... Lascia perdere. No, è inutile che te mi dici che non ci credo. Quella mano, quando tu dici non ci credo, diventa la tua. È Eh vero? Ascolta, sì. proviamo a fare così, che mentre ti racconta, ti massaggia, ti accorgi che questo massaggio che ti sta facendo non è più oppure hai il dubbio, ma che cosa sta, perché mi massaggia così? Che cosa sta facendo? Ma che... Però lo conosci da 20 anni o la conosci da 20 anni, cioè non te lo aspetti, non sai come reagire, sei nel panico e tenti di raccontare, di andare avanti a parlare di questa cosa, ma nel frattempo dentro di te, ma questa o questo che sta Meglio questa. facendo? Eh? Meglio Meglio questo. questa. Allora meglio questo, no? Ancora più imbarazzante, cioè più che non sai. No, no, non ti capaciti, no? Beh, però scegli tu, o questo o questa, però diventa interessante per noi vedere che cosa stai vivendo. Ti ho detto che mi stavo a infognare, però vabbè.
Mi è venuta in mente perché la prima cosa che ha detto Masha è non fare cose erotiche, perché sembrava Va beh, a quel punto, no, diventa bello che dici, oh, ma... Vai, mica basterebbe un bel massaggio a massaggio può tutte le essere. prima di andare a letto, sai come dormi meglio? Vai che io sto registrando. No, 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 non si può. Potrà ricattare in ogni momento. Va bene, no, Ah, no, sì. no, no, non ci credo, no, 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 dico di no. Sto facendo? Mi fa male la testa così. Non mi piace più. Dici che fa bene al cuoio capelluto, sì, ti fa ricrescere i capelli. Mi prendi in giro te, eh. Va bene, però ora basta. No, basta. Mi stai stressando così, è inutile. Basta. Però non mi ha detto il nome di quella persona. No, non è lei. Ho detto basta con il cuoio capelluto, non c'ho più bisogno del cuoio capelluto, basta! Mi fa male la testa! Va bene. Ti pago domani però, eh. Ok, Enrico e Cesare Ragazzi. Domani, la prossima volta avete i capelli fino alle spalle però, eh. Più bisogno del cuoio capelluto. Non ho più bisogno. Non ho più bisogno del cuoio capelluto. Questa cosa erotica. E basta! Con sta mano sulla testa. Va bene. Emanuela. Ci siamo. Che dici? Vai tu? Tanto, è 3 ore che penso a qualcosa, ma non mi si fa adesso. Almeno poi ti rilassi. Vabbè, quindi come viene, insomma. Questo No, un sarebbe po' da troppo confuso, non Enrico. si vede, via. Non c'è l'inquadratura adatta. Oi, ciao. Sto qui con il mio ragazzo, ti presento, lui è Marco. Tesoro, vai un attimino da qui là, giù, fa due chiacchiere con questa amica mia, che è un po' che non la vedo, bene? Ah, finalmente ci si può rilassare un attimo. Allora, com'è? Tutto bene te? Lavoro? Ma io bene, dai. Ora, ti ho detto, insomma, finalmente te l'ho fatto conoscere. Era un po' che uscivamo insieme. Problemi particolari? No, 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 niente. Perché qualche volta, boh, io ho visto, sono un carattere strano, un po' complicato, per carità, lo riconosco da sola, però mi sembra che non mi ascolta, che non mi prende sul serio, boh, sempre quando io voglio essere seria, ecco, appunto, quando io voglio essere seria, lui mi apre un po' sullo scherzo. Sì, stiamo parlando di te, stiamo parlando. Sì, saluto, l'ho salutata già la cosa. Bene, mi ha detto se si poteva parlare un attimo. E niente, no, come appunto l'ha visto come sempre un po'. Cioè, non mi prende sul serio, ecco, via.
Non mi sento ascoltata, non capisco se è mancanza di serietà da parte sua o sono troppo rompiscatole io. Comunque, vabbè. E niente, dai, raccontami qualcosa a te, no? Beh, io che te devo dire, sono sempre un po' impegnata da queste cose, ultimamente mi arrabbio sempre, sento queste cose, la televisione, il caldo, il freddo, le situazioni, l'inquinamento, le cose, di qua e di là. Che c'è? Sì, chiacchiero, chiacchiero, lo sai che queste cose mi interessano, perché devo. Sì, ma se sto a parlare io non parlo a te. Lo vedi com'è? Lo vedi com'è? È fastidioso, è fastidioso. E poi non mi prende sul serio, mi fai basta, mi fai versi. Ma ragazzi, smetti, ma ora davanti alla gente è fastidioso, smetti un attimo, no? Oddio, oh, vabbè, ma sì, no. E è così, a volte bene, a volte male. Ok, va bene. C'era una relazione, no? C'erano dei momenti in cui era Sì, era una cosa che mi somigliante. veniva mi infastidiva, capito, mentre parlavo. Sì. Cioè, quando noi la mano la muoviamo un po', subito e la guardiamo, possiamo anche lasciarle il tempo. Amore, vai. Grazie, vai. Sì. Lì per lì uno ne Ma che sarebbero scusa. talmente tanti che poi non ti viene bene Certo, no, no, ma il tempo da dare ai suoi movimenti, no? Che io lo guardo e lui va. sono sempre per colmare i vuoti, invece E devo. invece bisogna vedere quali sono i vuoti, no? Cioè, alcuni che sembrano vuoti, vuoti non sono, anzi, danno il tempo, anzi, noi vogliamo goderceli. Certi momenti, cioè dobbiamo dar fiducia a lui, al tuo fidanzato, che può dirci delle cose, no? Cioè ci possono anche essere. Allora, vuoi andare, amore? Sì, certo. Questa cosa che dicevi prima, delle volte a cui si ripensa in determinate situazioni quello che uno avrebbe fatto, mi è venuto, a parte in varie situazioni, insomma, in tutti i giorni, ma anche magari dopo ci vediamo o ora a videoconferenza così, mi è capitato di dire, ah, ma però in quella situazione avrei potuto fare questa cosa così, cosa. E effettivamente quando ho tempo, tranquillità per pensarci, poi le elaboro in un altro modo e vedo che con molta più semplicità verrebbero anche meglio. Poi magari sono nella mia testa, non lo so poi a mettere in pratica com'è. Però poi dopo quando mi ci trovo, invece viene da cercare di essere più attivi, non lo so. Sì, no, ma sai, è una cosa è anche la tensione di essere comunque davanti a un pubblico, perché benché tu sia davanti al computer, però tu sai che ci siamo noi, è normale che Sì. Come davanti a un pubblico non riesci a gestirtela faresti con i come tuoi tempi, con le faresti, tue cose? con i tuoi tempi, le tue cose. In realtà poi questo è allenamento, anche se siamo davanti a un computer, però è allenamento per riuscire a gestire con maggiore serenità il fatto di stare davanti a un pubblico. E quindi pian piano tu arrivi poi a diminuire questa distanza tra ciò che vorresti fare quando sei a casa per conto tuo, che ci hai pensato, al di là del fatto che c'è anche il discorso che non stiamo facendo delle cose un po' improvvisate. Se tu la provassi di più, Non cioè, sarebbe fatto. no. Però non è questo l'obiettivo adesso, no? Di fare delle cose. L'obiettivo è di sperimentare, di trovarci, cominciare a fidarci, a sentirci bene tra di noi e dire appunto sì, non mi è venuta come volevo, però qualcosa mi è venuto, no? E Sì, poi sì, sì. non importa. E poi comunque davanti a un pubblico alla fine ci siamo sempre quando uno magari ha modo di esprimere una sua opinione sia con colleghi al lavoro che con gli amici, alla fine può essere simile, no? Come situazione. Ora magari con voi persone nuove magari conosci meno, però alla fine
Devo riuscire a capire che non c'è questa differenza, devo trovare una sorta mia di tranquillità. Beh, ma Boh. sai, questo è anche un ambiente abbastanza protetto, nel senso che è vero che tu conosci un po' di meno gli altri, però è un laboratorio di teatro che è fatto apposta perché tutti si viene qua e ti esprimi, no? Non è come sul lavoro che ti esprimi, però stai facendo un'altra cosa. Quindi forse conosci un po' di meno le persone, però è il laboratorio di teatro ha proprio questo aspetto intrinseco suo, cioè il teatro è una sorta di laboratorio della vita in cui tu hai la possibilità di sperimentare determinate cose, relazioni, situazioni, che ti servono poi anche nel momento in cui tu non lo fai da professionista e non ti interessa fare questo, ma ti servono anche per riuscire poi a gestirti in modo più tranquillo le relazioni di lavoro, le relazioni. Quindi tu sul lavoro adesso se vuoi spiegare una cosa puoi anche usare la manina, puoi usare questa tecnica della manina con i tuoi colleghi di lavoro. Ecco qua, che c'è? Sto parlando ai miei colleghi. Sì, ma mi fa strano che non mi riesce di essere così tranquilla con voi, perché alla fine fuori lo sono, non è che... Non so se c'è un qualcuno, come se uno deve, ci si aspetta qualcosa o non lo so, boh. Ancora non ho Assolutamente capito. no. No, spero, però boh, non... apposta cerco a volte di fare cose che magari mi possono essere capitate o simili per riuscire a ritrovare quella sensazione che magari... Ho provato invece di fare una cosa astratta che non la senti tanto, no? E comunque ancora non mi sento Beh, però a posto. sai, sinceramente non devi neanche pretendere troppo, perché tu No, vabbè, ma io quante sono un lezioni hai po'. fatto dal vivo? Cioè, quante lezioni hai fatto non così online? Perché questa situazione è più complessa, obiettivamente. Sì, Cioè, sì. quando tu sei dal vivo insieme, ti rilassi prima perché c'è la vicinanza, ci sono i corpi, ci sono le... E quindi sei stata piombata quasi subito in una situazione un pochino più difficile, capito? E poi considera che di solito, voglio dire, almeno un po' di mesi prima che uno si senta, perché è Sì, giusto no, così, no? certo. Perché se no, altrimenti non avrebbe senso neanche il fatto di fare un percorso, perché c'è bisogno proprio di arrivarci piano piano, di cominciare. È sempre una questione di relazioni con gli altri, che ti portano a fidarti e a lasciarti andare piano piano. E il bello è proprio questo, che lo fai piano piano. E che quindi dopo un anno magari ti guardi indietro, hai fatto un percorso, dici, ah, guarda com'era. Però Sì. è così per tutti. Lo fa, e anche se lo fai piano piano, poi io parlo per me che anch'io non è che io sono abbastanza timida, anche se non sembra perché sono una risacchiona. Magari sto bene, mi diverto, però quando devo fare qualcosa poi sono sempre molto trattenuta e la sento, capito? Non è che vedo l'ora di finirla, insomma, se ti può consolare. Un po' così per tutti. Per tutti, anche per la Mascia, insomma, non è Meno, che... ecco, meno che per la Mascia, volevo dire questo. Nel frattempo Trick Track è finita in centro, la mia griglia è finita in centro. Anche nella mia, sopra, sopra. Vai Sonia. Sonia e Claudia ancora, giusto? Sì. Prova. Buonasera a tutti, siamo in diretta da Telequercelpino per illustrarvi la situazione Covid su chiusi. Potete vedere, lavoro in smart work, se no. Allora, siamo partiti subito con il Non ti nostro. sento, peccato. Possiamo partire con il servizio
il servizio sì, che, sulle sale richiuse, che come potete notare c'è il deserto totale. Vai col servizio. Ma perché sei venuto? Ma ritorna di là, ora c'è il servizio, poi quando rientra non ti far vedere per niente. Ma sai che figura di merda mi fa fare? Mi fai fare una figura di merda. Ma no, non te la devi prendere. No, no, ora vai di là e basta. Va bene, bacino, bacino. No, no, così. Così no, dai, ti prego. No, no. Prego, dai. No, piacere, no. 3 secondi al servizio, vai di là. Ecco, come avete potuto vedere, ha chiuso, c'è Anima Viva perché dalle 22 c'è il coprifuoco e praticamente la situazione è un po' questa. Ecco, vista la situazione, andiamo all'altro servizio sulle scuole di chiusi. Non ti azzardare più a fare una cosa del genere. Ma che figura, ma mi licenziano subito, capito? E non ti arrabbiare, eh? Non ti arrabbiare con me perché dopo mi arrabbi. No, guarda, no, per favore, no, ti arrabbiare. No, hai ragione, ma ti devi arrabbiare. Su, dai, ti prego, vai di lì. Sì. Ecco, bentornati. Potete notare, come vi dicevo prima, sono in smart working e questo è mio marito. Saluta. Sì. Il marito purtroppo c'ha un problema e non riesce a staccarsi da me. Dunque, ce l'ho sempre tra i piedi. Buonasera a tutti. Vi do il collegamento. Ok, parliamo un po' di tuo marito Mano. Tutti. No, Cosa? dicevo, come vedi, Emanuele, è difficile per tutti perché. Ascolta, c'è stato un momento in cui tu tendenzialmente ti arrabbiavi con tuo marito, no? Perché non era il momento, giusto? Però c'è stato un momento in cui eri combattuta. Nel primo servizio. Ok, questo doveva essere cioè, quando un personaggio tu è combattuto, sta combattendo, noi siamo interessati. Ok? Siamo più interessati se tu hai dentro un contrasto che non si sa da che parte ti porterà, si lascerà andare oppure riuscirà a scacciare il marito. Allora, forte questa cosa, cioè il tuo desiderio verso tuo marito è forte quanto il tuo imbarazzo, il fatto di volerlo mandare via perché non è il caso. Ok? Perché se è troppo forte il fatto di mandarlo via, di arrabbiarsi, c'era un'altra cosa interessante, era la rabbia che tu hai reso quando ha fatto questo. Ah, questo era interessante. Ma quello che vivevi tu, se tu riesci a viverlo mentre sei lì, che stai parlando, che c'è la mano, che c'è il tuo marito, che lo devi nascondere, però anche ci sono le tue emozioni, allora noi vogliamo vedere come andrà a finire, ok? Altrimenti sappiamo già che tu dirai al marito, vai via, e come dire, non c'è rischio. Ecco, il rischio, deve esserci sempre il rischio, perché se c'è il rischio noi siamo attenti, cioè siamo con te. Fai un pezzettino, fai un altro servizio con tuo marito che sbuca da qualche parte e tu cerchi di nasconderlo, però mentre racconti ti deve cambiare, questa ti cambia la voce, ti cambia il modo di raccontare, ti cambia. Bravo. Fai un Bravo. attimo. Smettila. Allora, riattacco da capo. Vabbè, Sì, fai il primo servizio, però mettici questa cosa del tuo desiderio quando tuo marito ti tocca.
No? Cambia di lavoro, cambia la voce. Questo arriva, tu non ci pensare a che cosa succederà. Tieni il fatto che devi dire il discorso, che ti dà fastidio perché lui ti sta mettendo nei guai, ma allo stesso tempo desideri questa cosa. Allora, come vi stavo dicendo, in questo momento tra 5 secondi partirà un servizio sulle strade richiuse che in questo momento sono praticamente deserte. Sì, praticamente potete notare meglio durante il servizio che... Sai cos'è che ti fa la difficoltà adesso? È che tu dici, ma se lo vedono in televisione non ha senso, no? Che mio marito... Allora, tienilo nascosto, cioè che va sul braccio, ma appena mandi il servizio esce e poi te lo tieni nascosto. Però c'è, ok? Cioè noi vediamo che tu lo tieni, anche se non vediamo la mano, c'è tutto. Vai. Come vi stavo dicendo, tra 5 secondi partirà il servizio dove potete vedere che chiusi praticamente in questo momento deserta. Via quel servizio. Dai! Ma perché hai fatto queste cose? Lo sai che ne... Sei in onda. Buonasera a tutti. Come avrete potuto vedere, questo servizio chiuso è praticamente deserto. La situazione è questa. Tra un po' partirà un altro servizio, sì. Il servizio è sulle scuole, dove il nostro collaboratore vi spiegherà la situazione nelle scuole che parte al servizio. Ok, ora stai combattendo, no? E per te diventa molto più facile anche recitare questa cosa, immagino. Sì, però devo inventare qualcosa, dunque è difficile quello. Sì, tu adesso quello che dovresti fare, se tu dovessi lavorare a una cosa così, è dire, vabbè, mi devo segnare, mi devo studiare le parole da dire nei servizi. Devo saperle a memoria, senza pensarci, così posso vivere tutto e lasciare che escano e che si colorino, che la recitazione si colori delle emozioni che c'è dentro. Però così era un'altra cosa, addirittura senza neanche mettere la mano. Cioè sapevamo che c'era perché usciva ogni tanto, ma anche quando non c'era in scena, noi sapevamo che c'era. Perché tu reagivi, ok? Perché eri in relazione, in una chiara relazione di desiderio e di rabbia e di desiderio. Amore e odio, beh, no? Quando sono chiare sono le due proprio più semplici che cose molto più sottili. Il matrimonio, poi amore odio. Claudia. Eccomi. Ma ragazzi, che lavoro, aspetta, fammi vedere. Il problema è ti che... sto nominando relatore. Ma guarda che bella cosa. Vado, eh? Vai. Buonasera, benvenuti alla televendita del miele mille fiori. Come vedete, siamo qui in aperta campagna e ci troviamo in questa bellissima azienda agricola, in mezzo alla natura.
proprio per vendere questo buonissimo e speciale miele che è il miele mille fiori. Vedo sì che nell'inquadratura si vede anche il contadino dietro di me, l'apicoltore, insomma. Sì, salve, salve, buonasera. Sì, può stare anche lei, sì. Salve. E dicevamo, quindi, questo miele mille fiori viene fatto con amore proprio da quel signore che vedete laggiù in fondo, che annuisce, appunto. Sì. Come? Come dice? Ah no, giustamente l'apicoltore mi diceva che non è facile fare questo miele, richiede tante ore di lavoro. Io dico mica tanto per lui quanto per le api, giustamente. Come? Sì, no, no, per carità, anche lei ci mette del suo, eh. No, l'apicoltore mi diceva che giustamente quando fa la smielatura prende un sacco di pizzichi, quindi il lavoro è soprattutto il suo, sì, no. Ok, Claudia, ascolta, va bene, facciamo solo un punto sul focus. Qual è la lotta che c'è? È la lotta È la per lotta tra me e l'apicoltore. che vuole stare in pro che vuole portarti via la scena, giusto? Sì, che è lui che vuole di che fa il miele e come lo fa. Ok, allora deve essere proprio una lotta per noi che vediamo questo schermo. Voglio vedere lui che tenta di portarsi la scena e tu che adesso c'è proprio una lotta fisica a chi riesce a parlare al pubblico. Così gli diamo questo movimento, queste intenzioni. Trasforma solo questo, vai avanti così con la storia, ma ci metti Ok, questa lotta tra te e lui. aspetta che non ti vedo in quello che dici, eccoti, che dicevi? Che ci metto questa lotta? Così. Ah, ok, perché ora non ti vedevo, ora non vedo più manco me, Neanche aspetta, noi ti ecco, vediamo. sono tornata. Questa lotta proprio di quello che noi vediamo è come se Sì. fosse proprio davanti alla, perché è un servizio televisivo, no? Sì, certo, è una E quindi televendita. è una televendita e quindi è proprio davanti alla telecamera che tentate, che lottate per la vita. Quindi dicevamo appunto questo miele mille fiori, tra l'altro in questa confezione bellissima col tappo salvagoccia. Scusate, ma io, il contadino è un po' invadente, in effetti. Niente, dicevamo che è in offerta. Sì, è in offerta, si era detto di metterlo in offerta. Guardi che poi glielo compra nessuno, eh. Cioè, se alziamo tanto il prezzo, lo compra nessuno. Ah, allora faccia come gli pare. No, ma scusi, ma. E quindi dicevamo, ecco, è in offerta 2 euro. Come? Ma sì, 2 euro vanno bene, sono parecchi, Ma poi la gente oggi non c'ha da spendere soldi. Vabbè, dicevo, ecco sì, direttamente col barattolo si può comprare così in questa confezione. Ora io ditemi se si può vedere uno. Che io ho capito che è il suo, io tentavo solo di venderlo, no? E quindi se si leva per piacere, che tra l'altro mi occupo anche tutta l'inquadratura, si leva per piacere. Io poi pigliano tutto lo spazio. No, comunque mi si vede anche da qui dietro, no? Dicevo che ora così l'avevamo fatto cascare sto barattolo di miele che si vende. Colpa sua, eh. Cioè, barattolo del miele, si è rotto, ci sarà quello e basta. O che televendita si fa ora? Ma va daffanculo, Penso che sia il fine, penso che sia il finale. No, lo abbiamo capito, era il finale. Proviamo un finale 2, non si rompe il barattolo, ma lottate alla morte per il barattolo del miele, lottate proprio vivi, lottate Ok. con le unghie, con i denti, poi morirà uno dei due. Scegli chi lasciare vivo. Va bene, va bene, va bene. Allora, dicevo, no, a me non mi interessa se Lenna è d'accordo, so io che devo vendere, va bene? Ma no, come il miele è suo? Il miele è suo, ma lo tengo io. Allora, a te piacere, ma mi faccia vendere sto miele? Ma guarda che insistente è. Allora, Madonna, beato, lo vendo io il Beato miele. della Madonna.
Fallo vivere, lui ti schiaffeggia, lui ti... Allora, Più il mio lui neuro... agisce, più tu puoi reagire. Vai, vai. Guardate questi contadini di oggi quanto sono tigni. Sono il cane, eh? Voi non lo vedete, ma sono il cane che salta. Aia, Pepe! Hai il cane del contadino. Ragazzi! Aia! Ti ha mandato contro il mastino, guarda. Contadini, diavolo. Poi tu sì, c'è il contadino digitale, quindi occhio. Ok, bene, va bene. Vedete che poi se ci mettiamo movimento, ci mettiamo azioni da parte della mano, noi diventa molto più semplice reagire e allora nasce la storia. Adesso ci salutiamo Ma il e... primo però che l'ha fatto ci rimette sempre, eh? Grazie. Però Ma la per prossima volta carità. Masha per ultima, così. Allora adesso, nessuno ad esempio, vedi? Nessuno ha fatto questo magari. Cioè, la mano volgare, la mano... Forse perché io l'avevo fatto così, Masha l'ha fatta. Però possono nascere relazioni anche rispetto a quelli che sono i gesti che noi conosciamo con la mano. Ora vi salutate, cioè salutiamo, però non salutiamo noi, sono i nostri personaggi che si salutano, quindi possono avere una voce adesso. Chissà com'è la voce del contadino, com'è la voce del fidanzato di Emanuela, la voce del marito di Sonia, cioè di Sonia, del personaggio. Andrea. Mamma si va a letto. No, saluti gli altri, eh. Tra di voi. Mamma si va a letto. Buonanotte, buonanotte a tutti. Ciao, Ciao ragazzi, ciao. ciao Ciao. ciao 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 Grazie, bravissima. Buonanotte, Giorgio, buonanotte, Scusate buonanotte. un attimo, vabbè che no, siamo in ritardo di 4 minuti, ma non era solo ciao ciao buonanotte, era sentire come parlano tra di loro, il contadino con chi può parlare. Il contadino con chi può Chi ha parlare, in mente di parlare, che il proprio personaggio possa parlare, rivolgersi a qualcuno, glielo faccia parlare. signore, mi spiega come si fanno i mieli? Sì, io Ma voglio sapere certo, come le api fanno il miele. Cittina, viene all'agenda che te lo fa vedere. Evviva! Però non lo dia la mamma, perché qua lei dice che mi pizzicano. Anch'io, No, vengo anch'io. no, non vi preoccupate che le lape mi toccano. Paura Bello, delle bello! questo Evviva! contadino, ma dove l'avete trovato? Volgarone. Il barone, No, no, barone, volgarone. Il sì. Ma io voglio andare a barone. letto, voglio andare a letto. Andate a questo, andate. Ma che quel Mamma voglio bambino andare a letto. petulante, C'è che petulante. Ma il massaggiatore di Enrico? È morto. Ha levato il cuoio capelluto e se n'è andato. Se n'è andato. Aspetta, Enrico, il microfono. Cuoio, devi accendere il microfono. Enrico. Chiaro che si massaggiava il capo. Dov'è il Chiaro che si Devo dire che massaggiava il massaggiatore era un indiano. Gli è rimasto lo scalpo. È andato via, è andato. Rispondi. Anche Emanuela, Sonia, Cinzia, fateci sentire. Sonno. Che ha detto infatti? Si va a letto? Si va a letto? Va a Ciao letto? Anthony! Ma che chiacchiere, dimmelo cazzate. Saluto, sono meglio. Sentiamo, voglio sentire un attimo Cinzia, Sonia e Emanuela.
E scusa, non parlato! ti ho sentito perché c'era Era il vocione. Cinzia, sei senza microfono. Vai. Signora, vada anche lei dal contadino che c'ha le api. Va bene, Sonia? Vuole rimanere a Moiano per piacere? Io non ce la voglio, ci vado io col contadino. Lei è veramente, veramente del Moiano. Sì. Proprio del Moiano, bravo, bravissima, brava. Sonia? Ciao Andrea e buonanotte. Ciao. Ciao Sonina, buonanotte. Sono eccitata ormai. Com'è il marito, Emanuela, com'è il marito che non l'avevo sentito? Fidanzato Che era. fate le due risate, mamma. Eri tu questa, ok. Non ti avevo riconosciuta. Va bene. Andiamo a letto? Hop! Il go con le ma con le, con le i gomiti sulla tavola dai, tiriamo su dai, almeno un po' di quel che ci vuole. Oh, go. Grazie, buonanotte, Ciao, ciao Vabbè. a tutti, Grazie, buonanotte. ciao, ciao, Buonanotte, un bacione a ciao, tutti. Ciao. ciao, 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 Oh, ciao, ciao, Quaglio. Ciao, ciao, ciao ciao, Trippone. Ciao. Ciao, ciao Ciao. Buzzi. Ciao, ti svegli. Aiuto. Oh, ma che stampa? Abbandona la riunione? Sì, ah, ma, ah sì, è vero. Ecco.